Buonasera a tutti i radioascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. Io sono Annalisa Mazzolari e abbiamo l'ospite di oggi che è Antonio Vardaro, in arte Mi Vanto. Ma buonasera, buonasera a te Annalisa, a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Adige TV e di questo programma Verona in Musica, che dove c'è musica c'è passione, dove c'è musica c'è unione, due coppie che si uniscono, due menti, la musica, l'amore che fa la musica e le parole. Fantastico, buonasera a tutti voi. Oh, ciao Antonio, che bello questa tua accoglienza, non è mai stata fatta prima d'ora da un artista, quindi veramente ti invitiamo d'ora in poi a introdurre i musicisti perché sei stato fantastico. Sono a vostra disposizione, mi raccomando, chiamatemi tutte le volte che volete, io sto qua, non mi muovo. Grande Antonio. Allora, Antonio Mi Vanto, in realtà la prima domanda che ti faccio, ovviamente spontanea, è: perché questo nome d'arte? Così anche smentisci alcune lingue magari che possono pensarla male. Allora, io il mio nome vero è Antonio e il mio cognome è Vardaro e sono nato a Milano. Quindi un bel giorno ho pensato, no? Ok, Antonio, ho pensato dentro di me, ok, voglio diventare un cantautore, voglio dare voce al mio sogno, quindi di scrivere e di comporre canzoni, di fare canzoni. Ok, allora ho detto, va bene, dai, però, ma sì, mettiamoci un nome d'arte, no? Allora ho pensato, qualcosa che racchiude tutto me stesso. Quindi ho pensato, Mi sta per Milano dove sono nato. La V sta per Vardaro, che è il mio cognome, e Anto sta per Antonio, che è il mio nome. Cioè, è confezionato proprio. Cioè, io ho dovuto radunare tipo un condominio, gente, tutto il mio staff, a parte gli scherzi, tutto il mio staff, per decidere il nome d'arte di quali. E noi ci siamo cervellati per una giornata intera. Abbiamo pensato a di tutto, tipo Tony, ma di Tony ce ne sono tanti. Abbiamo pensato a Vanto, sì, ma Vanto... Invece Mi Vanto lo chiede proprio tutto me stesso. Grande, bellissimo, stupendo. E allora Mi Vanto, parlaci del tuo album che, scusami, porta il tuo stesso nome o si intitola diversamente? Eccolo lì. Allora, vi presento il mio album che è uscito a maggio ed è un viaggio nella musica vera, è un racconto di tante mie situazioni di vita diverse, ma con un pizzico di fantasia. Ed è racchiuso tutto quanto qua nel mio album, che, come vedete il titolo, si chiama Mi Vanto, che sarebbe il mio nome d'arte. Quindi racchiude tutto me stesso. E c'è scritto in piccolo sotto, in bianco, Antonio Vardaro, che è il mio nome. E dietro, vedete la copertina di questo bulli, pieno di colori, un po' come sono io, un po' come... è l'album, cioè tutte le canzoni, vedete anche i fiori, vedete tanti bei colori, la mia caricatura e la mia foto. Ah, bellissima. Ma dietro ci sono tutti i titoli delle mie 8 canzoni, ok? E qui sotto ci sono i nomi di chi ha partecipato, di chi ha dato la propria arte per realizzare questo che è stato il mio sogno. Questo mio album che è come un figlio per me, Annalisa, veramente. Infatti un messaggio che voglio mandare a tutti quei sognatori che sono a casa, che ci stanno guardando in questo momento, perché so che ci state guardando in questo momento, prendete il vostro sogno, aprite quel cassetto e dategli voce. Mi raccomando, perché i sogni non devono stare nel cassetto, ma vanno realizzati. Che parole sante, hai perfettamente ragione e tra l'altro la tua musica che poi ascolteremo lascia passare proprio questo messaggio, una musica che sprigiona ottimismo, perché tu sei così, come dicevamo prima, dietro le quinte, ed è grandioso che in mezzo a tutta questa musica che gira oggi tu riesca a mandare questo messaggio forte e positivo. Esatto, esatto, cioè il messaggio è quello, cioè io ho realizzato il mio sogno come l'ha fatto Antonio, lo può fare chiunque, ma anche tu, no? Hai realizzato il sogno di diventare una speaker e ci sei riuscita, vedi, nella vita, no? Ok, allora, qual è il punto? Io voglio mandare tanti messaggi stasera, anche un altro messaggio, ma per i cantautori, i cantanti che ci stanno guardando in questo momento, andate negli studi dove si suonano gli strumenti veri,
fate in modo che diamo voce anche agli artisti, musicisti, la propria arte, per realizzare come ho fatto io il mio album. Il mio album è pieno di strumenti veri, tutti strumenti veri, la chitarra, la fisarmonica, il pianoforte, il ukulele, insomma, tanti strumenti veri, e un album dove ci sono delle situazioni vere, ripeto, con un pizzico di fantasia. Io ho voluto mettere degli strumenti, apposta degli strumenti per tutte le mie canzoni, uno strumento diverso, perché nelle mie canzoni, che praticamente io elogio alla positività, io voglio fare viva la positività, viva la felicità, e quindi ogni mia canzone che parla comunque, ripeto, di fatti di mia vita, ok, certo, della mia vita vissuta, però ho usato per ogni canzone un po' più sentimento, e quindi ho usato uno strumento diverso per ogni sentimento, per ogni canzone. Che grande lavoro, complimenti Antonio. Dici dove possiamo acquistare il tuo album? Allora, il mio album tuttora è disponibile in digitale, su tutti i canali digitali, 36 canali digitali, cioè in tutto il mondo e ovunque. I più importanti: iTunes, Spotify, Amazon e vabbè, e YouTube. Quindi l'ho trovato ovunque, lo trovate anche su Shazam, su Instagram, Facebook, TikTok, ovunque, mi vanto e ovunque. Ok, grande. Intanto eccolo qua, e abbiamo prima fatto passare un po' dei tuoi social, Facebook, Instagram. Riassumici dove possiamo seguirti per ascoltare l'album e partecipare a tutte le novità che ci proporrai. Allora, i miei social sono Instagram, Facebook e Twitter, e mi vanto official. Vi aspetto numerosi per i vostri commenti, per i vostri like, per le vostre considerazioni, insomma vi aspetto numerosi, e vi aspetto anche su YouTube, sul mio canale di YouTube Mi Vanto Official, dove ci sono tutti i miei video, tutte le mie interviste, insomma c'è tutto quanto me stesso sul mio canale di YouTube Mi Vanto Official. Perfetto, Mi Vanto. Allora, noi adesso ci ascoltiamo un singolo che ci ha inviato, che è Tutto il mondo ballerà, tra parentesi Il ballo della zanzara, e quindi balleremo su questi tuoi ritmi, e ti ringraziamo per tutta la folata di ottimismo che ci hai portato, davvero di cuore. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Adige TV. Grazie a te Antonio, qua Verona in Musica è tutto, e vi salutano Annalisa e Antonio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Zanzara arriverà, forza dai, balliamo tutti insieme.